I cittadini di Partinico hanno avuto modo di vedere in questi giorni in giro per la città e non solo, ma anche nelle periferie, una nuova unità, chiamiamola così, unità mobile da parte dei carabinieri, una unità mobile che staziona davanti le ville, un'unità mobile che va in periferia, a Borgo Parrino o nelle varie periferie. Un'unità mobile che controlla ulteriormente il territorio e che è alle dipendenze della compagnia dei carabinieri di Partinico, guidata dal capitano Petrosino, ma fa parte della stazione dei carabinieri, diciamo, sono uomini della stazione dei carabinieri di Partinico, dove ovviamente, scusate il termine, non è proprio idoneo, diciamo, pattugliano quelle che sono le ville, le zone dove si sono verificati furti, le zone dove ci sono teppistelli in giro, le zone di queste baby gang che vanno diciamo, crescendo sempre di più, un po', diciamo, la zona di tutti i territori, cioè di tutto le, scusate, le zone sensibili del territorio di Partinico, appunto dove si sono verificati dei fatti delittuosi. Quindi c'è questa unità, tra le altre cose, su questa unità mobile si possono anche presentare denunce, cioè se succede qualche fatto in loco, i carabinieri lì possono benissimamente prendere la denuncia senza bisogno di andare in caserma, quindi serve anche per questo, per essere proprio un'unità mobile completa dove lì si possono anche effettuare appunto denunce. Noi speriamo che con questo ulteriore mezzo al servizio dei carabinieri vengano, diciamo, un po' ridimensionati quelli che sono questi, non saprei come definirli, diciamo, questi piccoli malavitosi che crescono soprattutto che nelle varie ville comunali o la sera nei vari negozi, nei furti, eccetera, eccetera, o i furti che vanno facendo vengano fermati e bloccati perché questa, diciamo, unità mobile è un ulteriore, oltre ovviamente alla radiomobile, oltre a tutte le altre unità dei carabinieri, è un ulteriore mezzo per cercare di fermare questi delinquenti.